troviamo di fronte a quello che per più di 80 anni è stato l'edificio delle scuole elementari di Castiglione dei Pepoli. E dopo che è stato costruito un nuovo edificio, l'amministrazione comunale ha deciso di destinare quello vecchio, dopo una importante ristrutturazione, a scopi culturali. E infatti qui si trovano la biblioteca, la sede di Officina 15 e diverse sale che ospitano un'esposizione museale, Museo del Territorio, nel quale a partire dalle epoche più lontane abbiamo cercato di fare conoscere quelle che erano le emergenze storiche e culturali del castiglionese. Il museo è aperto tutte le domeniche dalle 15 alle 18 e in occasione di eventi particolari, grazie all'attività di volontariato dell'Associazione Culturale Terra Nostra. Questa è la Sala della Terra, dove si trovano le testimonianze più antiche del nostro territorio. Infatti si tratta di fossili che risalgono a centinaia di migliaia di anni e anche milioni di anni fa. Si tratta essenzialmente di animali e piante marine, perché un tempo in queste zone vi era il mare e poi con il succedersi delle ere geologiche l'orogenesi ha fatto venire su gli Appennini e poi si è creata la pianura padana, modificando completamente il paesaggio e arrivando a creare quella che è l'Italia dei giorni nostri. Il fossile più importante di questa sala è questo che abbiamo messo al centro, in questa bacheca, è un Anauplites, un fossile che teoricamente in queste zone e in quel periodo non sarebbe dovuto esserci, invece è stato ritrovato ed è quasi un unicum, è per questo che l'abbiamo messo in grande evidenza. Percorsi storici del castiglionese. È questa la parte espositiva del Centro di Cultura Paolo Guidotti, nel quale in queste sale abbiamo cercato di raccontare la storia più o meno recente del nostro territorio, seguendo delle tematiche precise. In questa sala troviamo la parte archeologica, che ci parla essenzialmente del Medioevo della nostra montagna. Un medioevo fatto di castelli, di fortificazioni, di torri, che erano le strutture con le quali la nobiltà, nel nostro caso i conti Alberti di Prato, controllavano e dominavano il territorio. Si tratta di documentazione della storia materiale, di vasellame, di oggetti in ferro, di frecce, di chiavi o tutto materiale che apparteneva alla vita quotidiana dei tempi passati e soprattutto anche oggetti in pietra. La pietra e il legno, vedremo poi anche in altre sale, erano fondamentali per la vita di un tempo, anche perché logicamente non esisteva tutta la varietà dei materiali che abbiamo noi oggi. Ecco dunque che attraverso i materiali ritrovati nei castelli si può ricostruire la storia del nostro territorio. Questa è la sala dei mestieri, nella quale abbiamo voluto raccontare la vita quotidiana dei decenni e dei secoli passati attraverso il lavoro delle popolazioni del nostro territorio. Ecco allora una importante era la lavorazione della pietra. Qui vediamo un bellissimo portale che viene dalla Cabbianca delle Mogne del 1496 e la lavorazione della pietra, qui vediamo la sezione, era una delle attività fondamentali perché la pietra era l'elemento principe nella costruzione degli edifici. Abbiamo poi un'altra lavorazione importante del nostro territorio che era quella della costruzione dei bigongi. I bigongi sono contenitori di legno, se ne costruivano a migliaia prima dell'invenzione della plastica che ha trasformato completamente il mondo.
erano contenitori, qui se ne vedono alcuni esempi, che venivano assemblati senza utilizzo di chiodi o di colle, solamente attraverso una sapiente manualità e una scelta oculata del legno giusto per costruire le varie parti. Qui invece vediamo un unicum, credo, un mantice, un grande mantice che sulla parte superiore reca la data 1645. Viene da Baragazza, una frazione di Castiglione dei Pepoli, ed è stato recuperato in una vecchia bottega di fabbro. Abbiamo cercato di ricostruire un po' come era operava, cioè proprio come la situazione, come si trovava in opera. È importante perché è molto, molto antico. In realtà la lavorazione del ferro veniva anche fatta presso i singoli, le famiglie, perché magari c'era necessità di aggiustare uno strumento, un utensile oppure una zappa, una vanga, qualcosa. E quindi vedete qui quasi in tutte le famiglie vi era una piccola forgia che permetteva, scaldando il ferro, di effettuare piccole riparazioni. E qui, per chiudere, vediamo alcuni strumenti. Oggi ci fanno sorridere o incuriosire, anche perché non ne abbiamo più nelle case, ma erano gli strumenti della vita quotidiana di un tempo. Come vedete, si nota la pressoché totale assenza della plastica, perché appartengono per l'appunto a un periodo precedente. In questa sala invece vediamo un'altra opera fondamentale per il progresso della nostra nazione ed è la costruzione della ferrovia direttissima che ebbe compimento nel 1934. Fu un'opera grandiosa, fortemente voluta dal regime, ma che riuscì veramente e finalmente ad unire velocemente il nord e il sud dell'Italia. L'opera più importante della tratta tra Bologna e Firenze è sicuramente la Grande Galleria dell'Appennino, una galleria che per decenni è stata tra le più lunghe al mondo in ambito ferroviario perché misura più di 18 chilometri. Quando si cominciò a scavarla però ci si rese conto che i tempi sarebbero stati molto lunghi e quindi si decise di scavare due pozzi inclinati circa metà del tracciato per arrivare al piano del ferro e fare in modo che due squadre si aggiungessero a quelle che stavano procedendo dall'imbocco sud e dall'imbocco nord. Ecco dunque che nasce il cantiere di Cadilandino, allora una sperduta borgata, ma che per un quindicennio arrivò a contare quasi 3-4 mila abitanti tra le maestranze e le famiglie che li avevano accompagnati. Si trattò di un lavoro durissimo, anche perché in galleria le condizioni erano quasi impossibili, temperature altissime, un'umidità anche questa molto alta e condizioni di lavoro durissime dovute anche alla polvere dello scoppio delle mine, polvere che poi ha causato numerose malattie, molti dei minatori che lavorarono contrassero la silicosi che portava quasi necessariamente alla morte. Il passaggio del fronte durante la Seconda Guerra Mondiale ha lasciato profonde cicatrici nel nostro territorio. Nell'inverno tra il 1944 e il 1945 le operazioni militari si fermarono anche perché in quelle condizioni climatiche non permettevano un agile avanzamento delle truppe. Si venne a creare quella che è stata definita la linea gotica, la linea in cui il fronte si fermò, da una parte i tedeschi e dall'altra parte le truppe alleate. Qui Castiglione venne liberato alla fine di settembre del 1944 dai soldati sudafricani che arrivavano da Montepiano, da Prato. E proprio a Castiglione stabilirono il loro quartiere generale per tutto l'inverno fino alla primavera dell'anno successivo. Ecco perché a Castiglione, ad esempio, c'è il cimitero di guerra sudafricano, perché appunto per tanti mesi i soldati si fermarono qui e anche i caduti che
morivano in altre battaglie qui nel nostro Appennino, vennero portate appunto qui a Castiglione, dove trovarono sepoltura. In questa sala troviamo molte memorie materiali della vita di quei mesi. Si tratta di armi, di elmetti o anche di oggetti di uso comune dei soldati, come possono essere medicinali piuttosto che dentifrici, bottoni, insomma ci testimoniano proprio la vita di quel tempo. Ecco che abbiamo anche armi, bidoni o munizioni, chiaramente tutte rese innocue, che ci riportano all'inverno 1944-1945. I sudafricani hanno lasciato molti ricordi, anche perché furono ben voluti dalla popolazione, e anche amarezza, perché molti di loro avevano attorno ai 20 anni e sono caduti venendo in Italia per cercare di dare libertà al nostro paese. Mi piace ricordare uno di loro, Colin Eglin, è un personaggio che divenne poi un importante personaggio politico in Sudafrica, che fu anche legato a Mandela. Ecco, lui fino agli ultimi giorni, agli ultimi anni della vita, era sempre ritornato ogni anno a Castiglione per visitare il cimitero di guerra e aspettando appunto che nascesse questo museo che ricordasse quello che lui e i suoi commilitoni avevano fatto. È per questo che decise di donare il suo basco, il cappello che utilizzava a quel tempo, e le medaglie proprio al Museo di Castiglione, per suggellare questa vicinanza spirituale e anche, diciamo, materiale. Il cimitero di guerra sudafricano di Castiglione dei Pepoli accoglie le salme di 502 caduti, di cui 401 sudafricani. Si tratta di, per lo più, di ragazzi, di giovani venuti volontariamente da lontano per ridonare la libertà al popolo italiano. Di questo dobbiamo essere grati. Il cimitero è gestito dal Commonwealth ed è mantenuto veramente in maniera ottima. E originariamente il terreno dove appunto si trova il cimitero venne donato dal comune di Castiglione dei Pepoli al Sudafrica, con il quale ancora oggi rimangono dei contatti. Periodicamente avvengono delle visite ufficiali o dell'ambasciatore o dell'addetto militare del Sudafrica, e anche qui a Castiglione sono state fatte anche ricerche storiche per ricostruire le vicende di quello che è successo tra il 44 e il 45 e anche successivamente. Vi sono anche testimonianze toccanti, perché dovete pensare che per i familiari delle vittime un tempo era pressoché impossibile venire a trovare la tomba dei propri cari, e allora l'archivio storico del comune di Castiglione conserva lettere dei familiari che mandano delle somme di denaro perché si faccia una fotografia alla tomba del figlio, del fratello, del parente, oppure che si per pagare i fiori che loro da così lontano non avrebbero potuto riportare. Ancora oggi, comunque, qui a Castiglione è molto viva la memoria del sacrificio di questi ragazzi. L'Associazione Culturale Terra Nostra qualche anno fa ha anche organizzato e creato una commemorazione con letture di documenti e una drammatizzazione degli eventi di quel periodo. Sono state fatte mostre fotografiche grazie ai materiali reperiti in Sudafrica e talora vengono ancora oggi discendenti o parenti dei caduti, e anche ad esempio scolaresche come
succederà da qui a breve, che appunto ripercorrono i passi di una storia recente. Troviamo davanti alla chiesa parrocchiale di Castiglione dei Pepoli, dedicata a San Lorenzo. Come la vediamo oggi, è quella che ci viene dalle ultime sistemazioni, dei primi decenni del Novecento, anche se la sua costruzione si risale agli ultimi decenni del Cinquecento, quando venne qui trasferita la titolarità della parrocchia, trasportandola da quella che oggi noi chiamiamo la Chiesa Vecchia. Infatti i Pepoli, i signori del luogo, cercarono di impostare in maniera urbana il capoluogo del loro feudo, e quindi da una parte il palazzo comitale, il palazzo del potere civile, e di fronte invece il potere ecclesiastico, la chiesa parrocchiale. A fare da unione tra questi due poli una strada lastricata, cosa non comune in queste zone. In realtà l'edificio forse prima esisteva ed era sede di una compagnia religiosa locale, ma si decise appunto di elevarlo, ingrandendolo, a chiesa parrocchiale, edificio che poi nel corso dei secoli fu soggetto a diversi interventi, soprattutto nell'Ottocento, quando la singola navata venne ampliata e si aggiunsero due navate laterali, e nel corso del Novecento, quando appunto si innalzò anche il campanile di fianco alla chiesa e vennero ultimate le decorazioni secondo un gusto oggi forse discutibile, ma era quello del periodo. Nel 1340 i Pepoli, una ricchissima famiglia bolognese, compra dai conti Alberti di Prato e di Mangona il feudo di Castiglione, che va a costituire poi la parte storica del territorio comunale attuale, con Castiglione, Baragazza, Sparvo e Rasora. Gli occorrerà più di un secolo però per ottenere il controllo effettivo del territorio, perché una parte degli Alberti, il comune di Bologna ed altri soggetti contesteranno più volte ripetutamente questo atto di vendita. E così, a partire dalla seconda metà del 400, i conti Pepoli cominciano la costruzione della loro residenza signorile qui a Castiglione, a cominciare dalla grande torre quadrangolare qui alla nostra destra, e poi nel corso dei secoli con successivi ampliamenti. Interverranno anche importanti artisti bolognesi come il Torreggiani, autore del portale, oggi purtroppo fortemente corrotto, anche perché l'elemento principe delle costruzioni del nostro Appennino era la pietra, ed è anche oggi la pietra arenaria, una pietra di facile lavorazione, però per la sua costituzione molto friabile, che si sfalda ed è soggetta al deperimento dovuto alle intemperie. Ma entriamo per vedere meglio quello che era la residenza dei Pepoli ed oggi la sede del municipio, dell'amministrazione comunale. Siamo all'ingresso del Palazzo dei Pepoli. Si apre appunto con questa bella scalinata semicircolare in pietra arenaria e con queste balaustre ai miei lati, che comunque danno un sapore gentilizio a questa struttura. Il soffitto
in legno con questi cassettoni che ripetono il motivo, diciamo, della scacchiera, una scacchiera che fa parte appunto dello stemma della famiglia dei Pepoli, una scacchiera che non rimanda al gioco degli scacchi, ma piuttosto ad uno strumento che veniva utilizzato dai banchieri e dai cambiatori di valuta nel Medioevo e nella prima età moderna, proprio anche perché i Pepoli fondarono e accrebbero la loro ricchezza grazie proprio all'attività di cambiatori di valute e di banchieri. E molto interessanti anche, adesso li vedremo salendo al piano superiore, sono questi bei portali cinquecenteschi dal gusto rinascimentale che recano sull'architrave il nome del commissario, di un Giovanni Coltellini, che era il rappresentante del potere comitale. Qui i Pepoli erano conti sì di Castiglione, ma risiedevano a Bologna, perché questo era solamente una piccola parte delle loro immense proprietà fondiarie e ricchezze. I Pepoli infatti furono per secoli sono state una delle famiglie più facoltose e più importanti forse d'Italia. Una passerella costruita in muratura nel corso del 600 univa i due corpi di fabbrica principali del palazzo. Un palazzo che aveva comodità, ma aveva anche ambienti che servivano all'amministrazione della giustizia. Ricordiamo appunto che il feudo di Castiglione era uno stato autonomo. Vi erano le prigioni terribili, sotterranee, nelle quali i Pepoli rinchiudevano talvolta arbitrariamente coloro che si macchiavano di delitti o di reati. Vi erano poi cucine, stanze da letto, le stalle. Sul retro del palazzo vi erano poi gli orti, giardini, vi era anche una peschiera dove si allevavano pesci e vi era anche una cappella, una piccola chiesina sempre all'interno del palazzo, dedicata a San Stanislao Kotschka, un santo polacco, comunque sempre legato alla casa imperiale, alla quale i Pepoli erano debitori per il mantenimento del feudo. Feudo che cadde, come tanti altri, alla fine del Settecento con l'arrivo in Italia delle truppe napoleoniche. E seguì poi una spoliazione molto veloce, se vogliamo, di tutto quello che c'era all'interno, arredi, quadri, per cui purtroppo oggi non rimane pressoché nulla di quello che era un po' erano gli interni del palazzo del tempo. Rimane però tutta la parte architettonica, che sicuramente fanno di questo palazzo una delle perle del nostro Appennino. Ci troviamo in una delle prigioni del palazzo, vi era infatti la larga, la stretta, ed erano ambienti piuttosto angusti. Ora qui oggi c'è una luce abbastanza forte perché è stata praticata nelle mura un'apertura posteriore, ma dobbiamo pensare che nel 4, nel 5, nel 6, nel 700 dovevano essere ambienti in cui i carcerati vivevano in condizioni durissime, buie, umide, il cibo sicuramente non era all'altezza delle aspettative e le condizioni di quei poveri che erano qui imprigionati le possiamo vedere anche da tutti questi graffiti o iscrizioni fatti con un carbone qui sul muro. Iscrizioni che documentano una frequentazione secolare, vi sono anche iscrizioni del 600, alcune anche del 1500 e fino al 700, o anche qui possiamo vedere croci o segni sul muro che ci fanno capire come venissero contati i giorni di detenzione. Evidentemente non c'erano orologi o altri strumenti di misura. Il cibo, quel poco che veniva dato ai carcerati, veniva passato da piccole aperture e anche questa porta, veramente molto bassa, dava ingresso ad altri ambienti di detenzione veramente bui ed angusti.
quella che i castiglionesi chiamano Chiesa Vecchia, per distinguerla dall'attuale chiesa parrocchiale, è sicuramente il luogo più antico della devozione cristiana del territorio. Era quella che nel Medioevo si chiamava San Lorenzo Traflumen. San Lorenzo, poi il titolo, alla fine del Cinquecento, quando si elevò a parrocchiale la piccola chiesetta che c'era su in paese, il titolo appunto dedicatorio venne trasferito. E questa è diventata la chiesa, una chiesa dedicata alla Beata Vergine, a Santa Maria, la Beata Vergine della Cintura. E le attuali forme risalgono alla seconda metà del Cinquecento, ed è appunto del 1650 l'avvio dei lavori per il rifacimento complessivo di quella che prima doveva essere una piccola chiesetta romanica con un campanile a vela. L'interno è ad unica navata, sulla quale si aprono le cappelle laterali e contornate da queste belle cornici di arenaria. L'impianto è tardo seicentesco, anche se le decorazioni floreali e i festoni sono stati realizzati nella prima metà del Novecento. È molto bello anche questo, il soffitto con queste arelle a vista e le capriate, anche queste decorate sempre durante gli ultimi rifacimenti del Novecento. Bacino inferiore, o lago di Santa Maria, fa parte di un sistema di bacini artificiali costruiti per produrre energia idroelettrica. I principali sono il bacino di Soviana, il bacino del Brasimone e questo qui. Sono bacini poi anche che sono intercomunicanti fra loro attraverso un sistema di condotte forzate e sono fondamentali appunto per la produzione di energia elettrica che cedono anche alla ferrovia direttissima che appunto, come abbiamo visto, si corre qui nelle vicinanze. Oggi è diventata però una perla naturalistica anche grazie ai lavori di sistemazione attorno al lago, per cui è sicuramente uno dei punti di relax più belli e più frequentati qui del nostro territorio.